Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati in un nuovo video di The Last of Us parte 2. Dunque, siamo sostanzialmente ancora in battaglia con Ellie, perché da qualche parte ci sono altri nemici che si nascondono, non so dove, ma sono sicuramente in giro, sti infami maledetti. Ora noi saliamo da di qui, abbiamo fatto tutto il giro di qua, vi ricordo. Possiamo saltare di qui. Scendiamo. Non proprio la maestra della furtività perfetta, la nostra Elma. Calma, calma. Sono altri nemici in giro, è bastato vedere come corre Ellie. Altri bastardi. Andiamo. Non fermarti ora. Decisamente no, Ellie, non ti fermare ora. E tu sei il prossimo anche. Quanti ne stiamo ammazzando in questa parte? Veramente, ragazzi, ne stiamo ammazzando pochi, Io a volte corro così per capire se ce ne sono altri in giro. Prepariamo l'arco, perché quello lo dobbiamo far fuori con l'arco, Boom! Mettete fuori il faccino! Boom! Aspetta, stiamo arrivando! E adesso? Manca poco. Dove sono questi prigionieri? Vi ricordo che siamo qua a cercare Abby, ragazzi. Stiamo ammazzando tutti perché dobbiamo raggiungere Abby. Ma fare pace con se stesso, la nostra Ellie, no? Troppo bello e facile. Allora, perfetto.
Si scende, ragazzi. Siamo ancora soli, ci sono altri nemici in giro, eh. Se questa non è veramente la zona endgame, signori, non saprei che dire, perché comunque sia ci sono nemici ovunque. Ecco gli uccelli. Ah! Non corriamo più e vedete che Ellie si tiene il fianco perché è stata colpita dove ha la ferita. Non c'è neanche più niente da lootare, non possiamo saltare i balconi, quindi in teoria. Comincia a sentire un po' la fatica la nostra Ellie. Edo. Guardate qua. Abby. Ecco, è lei, è lei. No, non è lei. Proviamo a vedere se è lei. Tagliati i capelli.
Quindi alla fine siamo tre mezzi cadaveri, no? Vedete? Sia proprio la vera fine questa di The Last of Us. Ma no, non finirà qui, perché succederà un'altra cosa, ragazzi, andrà ancora più avanti il gioco. Ragazzi, quella è la barca che si vede quando si comincia il caricamento del gioco. Una barca per ognuno, ognuno vada per la sua direzione e basta. Dai, c'è già stata morte e sofferenza abbastanza in sta cosa qua. No. Lui non c'entra. C'entra per colpa tua. Ok. Ok. Ah! Ragazzi, solo io vedo che è una battaglia tristissima questa. Cioè, scusate, mi sento proprio uno schifo a fare sto scontro. Adesso è dura, eh?
Vai, schiva. Due mezzi cadaveri tutte e due, eh. No. Bestiale. Dai! Avrebbe vinto Ellie se voleva. Però il perdono, signori, è la forma di coraggio veramente più grande. Quale grande insegnamento ci arriva da The Last of Us Parte 2, veramente. Ah, due dita ci ha tranciato, ce l'ha mangiate via. Ah, così torniamo belli e che felici alla piccola casa nella prateria. Il grano non lo taglia nessuno da un mucchio di tempo. Il trattore è sempre qui abbandonato a sé stante. E adesso Dina ci sparerà diretti in bocca e ci dirà: cosa sei venuta a fare qui, Ellie? Che te ne sei andata perché dovevi andare a cercare la tua vendetta. Ragazzi, quelle tende, quella finestra è quella che vedevamo nella schermata di caricamento del primo The Last of Us. Quindi avevano già pensato a tutto questo.
Ma come la suoni la chitarra senza due dita? Senza due dita riesce a suonare la chitarra, eh? E dunque? Cosa bevi? Caffè. Dove l'hai preso? Da quei tizi della settimana scorsa. Oh. Non ho il coraggio di dirti con cosa l'ho scambiato, ma non è male. Potevo gestirlo io, Seth. Sì, lo so. E smettila di tormentare Jesse per le mie pattuglie. Ok. Dina. È la tua fidanzata? No. No, lei è stato solo un bacio. Non significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace. Sono una stupida. Senti, io non lo so che intenzioni abbia quella ragazza. So che sarebbe fortunata ad avere te. Sei proprio uno stronzo. Non sto cercando. Sarei dovuta morire in quell'ospedale. La mia vita avrebbe avuto un cazzo di senso. Però tu me l'hai impedito. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso. Non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Ci
si vede in giro. Certo. Ragazzi, finisce qua The Last of Us parte 2, finalmente finisce con il nostro 50° episodio. Dunque, pareri, signori, questo sicuramente iconico capitolo di PlayStation 4, come lo fu Last of Us parte 1 per la Play 3. Abbiamo aspettato, dicono 7 anni, per me ne sono passati 8. Per un seguito, sono veramente, veramente tanti, ragazzi, veramente tanti, 8 anni per un seguito. Però mi è piaciuto il dualismo di giocare con Abby e con Ellie. Soprattutto, cosa importante da dire, è stato bello vedere come ci siamo quasi sentiti in colpa alla fine a combattere con Ellie contro Abby. E comunque abbiamo avuto una boss fight sia da parte di Ellie che da parte di Abby verso l'altra. Cioè, ognuno dei due personaggi è stato portato ad essere, tra virgolette, amato. Poi ovviamente Ellie è quella del primo The Last of Us, quindi diciamo che è... era un po' obbligato a amarla di più, però in effetti si è messa anche un po' più in cattiva luce come crescita di personaggio. E come era l'ultimo di noi, ovvero o Ellie o Joel, perché Ellie doveva morire alla fine del primo gioco per salvare l'umanità, anche qua l'ultimo di noi poteva essere o Ellie o Abby. Però, come avete visto, il perdono da parte di Ellie, scusate, per capire che era inutile la sua vendetta, è stato più forte della vendetta. Come ho detto poc'anzi, il perdono è la forma di coraggio più grande, quindi veramente un grande insegnamento alla fine di questo capitolo, diciamo, di questo videogame. Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuta questa serie, io vi chiedo di lasciare like, ovviamente iscrivervi al canale, perché a breve vi porterò Final Fantasy VII, non dopo avervi finito Life is Strange 2, quindi non vedo l'ora di giocare Final Fantasy VII, ragazzi, veramente insieme a voi, visto che ho aspettato tanto a farlo. E che altro dire, come altri progetti non c'è molto, se non magari finalmente finire la run dei calici di Bloodborne col calice maledetto Optumero Will, ma non lo so se lo farò, ragazzi, quindi i video rimangono comunque online. Quello che ho fatto fino ad ora, build di Bloodborne non ne porterò più. Se riuscirò, porterò Resident Evil 3, che ho saputo dura anche poco, quindi cioè a dire il vero ho già giocato su Xbox One, perché ho avuto modo di giocarlo su Xbox One, quindi scusate, dura poco, però io ci ho messo 5 ore un po' girando e perdendomi. Ovviamente conoscendo un po' di più il gioco adesso ci metterei meno.
Per mero collezionismo comprerò solo più avanti, quando costerà veramente poco, perché è stato un gioco molto deludente per me. Quindi non so quando ve lo porterò, se ve lo porterò. Peraltro i progetti sono Final Fantasy VII, che secondo me, come vi ho detto poc'anzi, mi terrà occupato veramente, veramente tanto, e finire Life is Strange 2. Per il secondo canale forse ci sarà Life is Strange 2 per Elysium, con una randa e disastro ovviamente, una volta che conoscerò Life is Strange 2, e poi basta. Che altro dire, ragazzi? Ci vediamo come sempre alla prossima. Ringrazio tutti gli amici che hanno seguito la run, che ho deciso di mettere a 18+, ragazzi, quindi tutti i video sono 18+, come avrete notato, per i contenuti, soprattutto perché il gioco è pesantemente PG-18, quindi non volevo divulgare un contenuti che in realtà sono solamente per dei diciottenni, o comunque per un pubblico maturo, anche per determinate scene parecchio violente, ragazzi, quindi pensavo peggio nel complesso dell'opera, però diciamo che ha il suo perché, quindi diciamo che l'ho volutamente tenuto tra virgolette per un pubblico elitario. Quindi che altro dire? Ci vediamo per Final Fantasy, quindi, e la fine di Life is Strange 2, e poi magari finire Kingdom Come finalmente. Però, come sapete, non ve lo prendo in mano da troppo tempo, ma è un titolo che comunque mi piace, per eccessiva difficoltà di capire come avanzare l'ho lasciato un attimo lì. Quindi saluto tutti gli amici con cui collaboro nei cortometraggi, tra cui Gradigra Films, Chad Gatsu di CGM Cinema, Omar Prazzoi su altro canale di gaming, l'amica Anna Lightwood, che è appunto amministratrice di Bloodborne Italia, tutti gli amici Alan, Johnny, Andrea, amministratori e moderatori come me della pagina Game Spoiler, appunto, di Facebook, community da più di 4.000 membri, vi invito sempre ad unirvi, ottima community, sempre community appena nominata, Bloodborne Italia per gli amanti di Bloodborne. E noi ci vediamo come sempre alla prossima, ragazzi, con gli ultimi saluti a Miticaccio, Frippetti Rob e anche tutti gli altri amici che stanno seguendo il canale e, come si chiama, mi supportate sempre. Quindi grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao ciao. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del finale di The Last of Us e di questa opera di Neil Druckmann di Naughty Dog. Quindi alla prossima, stavolta vi saluto davvero, ciao ciao e grazie ancora.
Thank you.